Buonasera ragazze e ragazzi, benvenuti, bentornati nel mio canale. Oggi facciamo un anticipo alla primavera, quella stagione dell'anno che adoro tantissimo, e iniziamo. Allora, cosa ci occorre per questa creazione? Filo di ferro, filo di alluminio, questo è un tubo dell'alimentazione dell'acqua per frigorifero, carta crespa, del feltro, la pinza per tagliare il filo, pinzetta per arrotolare il filo, la forbice e il metro, e iniziamo a lavorare. Prima di tutto iniziamo a tagliare il tubo. Ci serve 60 cm di tubo, uno di 40 e due da 30. Allora, 60, 40, 30 e 30, 4 pezzi. Il filo in ferro abbiamo bisogno di 64 centimetri. E un altro di 44 centimetri. Allora, il filo in alluminio abbiamo bisogno di 42 centimetri. Cosa procede? Dobbiamo infilare questo di 64 cm nel tubo di 60. Così. Cosa dobbiamo fare adesso? Unire i due lembi, le due punte. Piegare la punta così, dobbiamo chiuderla così, e questa la chiudiamo. Così diamo un po' di forma. Adesso iniziamo con la seconda parte. Sarebbe prendere quello di 40 centimetri e fare lo stesso, infilare quello di 42, il filo di 42. No? Pieghiamo questa punta e chiudiamo. Nel chiudere, facciamo questo per darle un po' di forma. Andiamo qua e chiudiamo qua dentro, passiamo dentro a questi qua e chiudiamo qua. Così. Adesso andiamo con l'altra punta. Sistemiamo bene. Diamo una bella schiacciata. Così. Adesso mettiamo due punte di colla caldo, che mi dimenticavo che abbiamo bisogno della colla caldo. Allora, abbiamo detto di mettere la colla caldo per rinforzare il collo. Da tutte e due i lati. Così. Lasciamolo 2 minuti. Continuiamo a fare quelli da 30 centimetri. 30 centimetri e mettiamo il filo da 42, abbiamo detto. Facciamo una specie di orecchiette, così. Sono pronte le orecchiette. Andiamo a riprendere il nostro corpo.
Moldiamo un po' la testina. Allora, cosa facciamo adesso? Tagliamo la carta crespa almeno 2 centimetri. Tagliamo 2 centimetri e largo quello che è, che esce. Più o meno due dita così. Adesso iniziamo a vestire il nostro corpo. Andiamo a coprire le orecchie. Adesso è il momento di attaccare le orecchie. Leghiamo bene da un lato, adesso leghiamo anche l'altro. Tiriamo bene e leghiamo. Diamo una schiacciata con la pinza. Così ci andiamo ad attaccare l'altra. Abbiamo finito. Adesso cosa facciamo col feltro? Dobbiamo creare delle foglie o questo stampino. Adesso dobbiamo disegnare e poi tagliare tutte e due. Io lo voglio giallo e verde. Ragazzi, questa è quasi la parte finale. Cosa andiamo a fare? Possiamo lasciarlo così oppure andiamo a riempirlo, a decorarlo. Io adesso ho tagliato, come ho detto prima, delle foglie e adesso andiamo a riempirlo tutto. Allora, iniziamo dalla base. Allora, come ho fatto così, faccio tutto. Bene ragazzi, il mio coniglietto è pronto
Le ho legato la corda, così potete appenderlo. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!